adesso facciamo sì, dal su e poi okay, scendiamo. Perché sto con le indicazioni giuste? Vado io, io non so proprio non so niente, io vado. Devi ancora salire. Sì. Dove? No, raga, no, 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 voglio andare alla mongolfiera. Ah, la mongolfiera sì, andare. Ok, sì, allora andiamo su. Ah. Ma c'è ancora? Sì, 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 sì. Ancora. Ma non può questo apparecchio. L'altra volta volevi che andassimo via. Vuoi ancora che andiamo via? Puoi accendere l'apparecchio che ho in mano, quello con la lucetta verde, basta che ti avvicini, puoi provare ad accenderlo? Sì, sì, prova a farlo per favore, prendi l'energia dagli apparecchi che trovi in questa stanza, basta che ti avvicini a qualunque di questi apparecchi e si illuminano. Prova a avvicinarti a quello con la lucetta verde che ho in mano io in questo momento. Puoi anche far cadere la pallina che c'è sul tavolo, se vuoi. Sei qui con noi? Vai via ancora, ha detto. Facci capire che sei qua. Vuoi che ce ne andiamo? Torre, però è chiusa.
Siamo nella stanza di Eugenia, l'ultima proprietaria del castello, prima di quelli attuali. Sappiamo che Eugenia era molto legata a questo luogo e la volta precedente forse ci ha detto il suo nome. Vorremmo comunicare con chiunque è presente in questo luogo e per cui chiediamo se c'è qualcuno di fare un suono, di produrre un colpo, di farci sentire la sua voce. Ci sono degli strumenti qui a terra, ci sono delle palline che è possibile far rotolare, c'è un campanellino e c'è uno strumento illuminato di arancio che può suonare appena si sfiora. C'è qualcuno qui? Se c'è qualcuno, se c'è qualcuno, fai suonare l'apparecchio come prima. Se sei stato tu a far suonare l'apparecchio, puoi farlo suonare come prima, per favore? Puoi anche far illuminare l'apparecchio che tengo in mano. Basta che ti avvicini a me. C'ha una lucetta verde. Se ti avvicini si accende. Ok. Lo fai suonare di nuovo, per favore, se sei stato tu a farlo suonare? Ok. Sei una donna? Fallo suonare per il sì e non farlo suonare per il no. Sei una donna? Chiedo conferma. Sei una donna? Sei un uomo? Ok, sei una donna.
Va bene. Sei Eugenia? Sei la contessa Eugenia? Se sei effettivamente Eugenia, la contessa Eugenia, puoi far suonare di nuovo l'apparecchio, per favore? Abbiamo bisogno di questa conferma. Fai suonare l'apparecchio se sei Eugenia. Ok. Riesci? Ok. Riesci a far accendere le luci dell'apparecchio che ho in mano? Quello con la luce verde? Riesci ad avvicinarti tanto? Riesci ad avvicinarti tanto da farle accendere? Sei sempre in questa stanza, Eugenia? Quindi è ancora la tua stanza questa? Ti sei mosso però? Sì. Questa è ancora la tua stanza? Eugenia, cos'è stato? Non so, io mi sono di da te, in cucina. Eh? Vicino da te, in cucina. Sì, ma sei visto, io pensavo che fosse la luce. No, io ho sentito dei passi, no? Cioè, io ho raccolto le gambe. Ma io ho visto una luce nel Milano. Ma un flash piccolissimo, eh? Sei passata più vicino? Sì? Sì. E dove eri? Invece qui, sulla scala. Lei era Chiara, c'eravamo vicine, lei era Chiara. Io ero qui e avevo la gamba lì e Chiara era lì, attaccata a me. Cioè, come se avesse fatto passaggio tra le nostre due gambe. So che io pensavo che fosse stata lei a toccarmi, lei mi dice di no. Bene. Mi piace. Che ore sono? Sono 10:45. E tu? Sì. Ok. Prima di iniziare questa indagine, Deborah, che è la proprietaria di questo castello, si è sentita come toccare una gamba. Siamo proprio nella prima stanza adiacente alla scala che porta al piano superiore, che è proprio il punto in cui lei si è sentita toccare.
se c'è un'energia che in qualche modo è riuscita a toccare la gamba di Deborah, ora vorremmo che si ripresentasse. Sei qui con noi? Puoi rispondere facendo suonare uno di questi strumenti, producendo un suono. Sei stato tu a farlo suonare, se sei stato tu lo fai suonare nuovamente. Ok. Sei stato tu a toccare la gamba di Deborah? Se sei stato tu, fai suonare lo strumento. Ok. Io sento anche l'aria fredda. Quella la sento anch'io. E i brividi, sì. Anch'io. Riesce ancora a comunicare con noi? La domanda, cioè fino a poco fa abbiamo comunicato con la contessa Eugenia, per cui la domanda più ovvia è: sei Eugenia? Sei la contessa? Sei qui con noi? Quindi ci stai seguendo? Eugenia, sei stata tu a toccare Deborah? Fai illuminare lo strumento per il sì. Contessa Eugenia, sei ancora qui con noi? Oppure puoi farci sentire un pezzettino della musica che suonavi? Ma quindi si è spenta da sola? Si è spenta da sola. Ok, mentre stavamo registrando. Io sento un gran freddo, ma freddo tanto, eh. Perché io sono più timorata, non lo sento. Ascoltami, tocca le mani. Ma ti sei sentita toccare un'altra volta? Io ho avuto la sensazione di qualcuno dietro e di tirare il giubbotto, quindi ma andando. Sono calda le mani, non sono calda. Ho capito, ma la mia sensazione è quella di sentire freddo, la schiena è gelata. Io mi sento la schiena. Posso dire una cosa? Sì. Prima quando siamo andati allo specchio, anch'io ho sentito sempre tirare il giubbotto, due volte. Ok. Cioè adesso dei brividi di freddo. No, però allora adesso non, aspetta, perché adesso non suona. Aspetta. C'è ancora qui qualcuno? C'è ancora qualcuno qui con noi? Se sì, fai suonare lo strumento. Prima sei riuscito a farlo suonare tante volte. Aia. Scusate, faccio una prova. Ok. Ok. C'è qualcuno ancora qui con noi? Perfetto. Alcune persone dicono che nella serata sono state toccate. Puoi fermarti per piacere, se no non riusciamo a comunicare. Fermati. So che hai tanta energia, ma così non riusciamo a comunicare. Riesci a toccarmi? Hai toccato tante persone stasera, riesci a toccare me? Toccami la spalla, la testa, le gambe. Se sei qui con noi, riesci veramente a toccarmi?
Ci sei? Avevi un sacco di energia fino a 2 secondi fa. Sei ancora qui? Proviamo ancora con le spirit box. Sì. Sei lo stesso uomo con cui abbiamo parlato prima, anzi con cui ho parlato prima? No. Ti prego. Vuoi lasciarci un messaggio? Basta. Vuoi che ce ne andiamo? Aspettate. E allora aspettiamo. Eva, una voce femminile ha detto basta, al maschio aspettate. Quindi siete un uomo e una donna qui. Veramente qui. Siete ancora qui con noi? Se dobbiamo aspettare, ci dite perché dobbiamo aspettare? Questo non sono più. Ciao! Non so cosa è quello. Siete marito e moglie? Si è alzata? Sì, mi sono alzata. Sì, ma mi hai urtato? No, sono qua. No. Non mi hai urtato? No. Ma cazzo? No, si è alzata tutto, non è possibile. Però no, non è possibile. È la macchina fotografica? Sì, ma no. Ho sentito così. Appena si è alzata però, appena si è alzata che ho sentito così. No, hai toccato tu, Giuseppe? Giuseppe è la persona con quello strumento illuminato che tiene in mano. È una telecamera. Qualcuno ha toccato Giuseppe? Ci sei ancora? Ragazzi, treno, scusatemi. Riesci a toccare ancora Giuseppe? Eh? No, stai. Ah, ho fatto perdere altri 2 chili. Riesci a toccare ancora Giuseppe? No, aspetta. Vuoi darla a me la telecamera? No, stai. Però mi avvicino un attimo, scusatemi. Oh, qua. Dovresti un attimo. Spegni un attimo. Cos'è che fai? Tipo, ma il zampi di uomo. Come? Le zampe di? Oh, ma quando fa il cane, dai! No, ma non c'è niente, Chiara! Dove l'hai sentito? Aspetta, Chiara! Non è questo? No, le zampe di Orma quando sulle... le unghie! Io volevo farvi pensare che qua è ancora molto impazzito. Dove l'hai sentito, qua? Chiara? No, però sai che l'ho sentito anch'io? Le zampe? Non ho capito se è uno zampo o no, ma qualcosa qua. Ok. Ragazzi. Sei qui con noi?
Se sei qui con noi, fai smettere di suonare lo strumento. Abbiamo capito che ci sei, che hai tanta energia. Fallo fermare per farci capire che sei qui con noi. Fermalo. Tutto bene, Giuseppe? Uh-huh. Chiara? Giuseppe, mamma. Sono io. Che cosa? Che la tocco. Oh. Questo sta andando in delirio. Lo spengo? Sì, spegnilo un secondo. Ragazzi, respirate, non sta succedendo niente. È tutto tranquillo. Ma la cosa peggiore che può succedervi è che sentiate un rumore, che veniate toccati. Tranquilla. Tu volevi essere toccato? Eh sì, ma sono contento però. Improvviso però. Ma stai registrando. È da tanto che lo dice. Chiedo sempre di essere toccato e non mi toccano mai. L'ho chiesto anch'io stasera. Ma io nella mia testa dico sempre toccami, tocca a me, tocca a me. Allora, spinto. Tieni un attimo. Appena, lo faccio a te, appena lei si è alzata, infatti ero convinto che avesse urtato lei, perché contemporaneamente appena si è alzata ho sentito così. Sì, come una spinzarella. Ma sì, come, infatti ero convinto fosse stata lei. Ho detto magari alzando, sì, è un po' diretta di qua. Però quando le malattie di nuovo, vabbè, però, va così. Ok. Vabbè, hai avuto la prova che volevi, no? Adesso sei un po' scosso. Ma scossa Chiara.